dancing, the dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you make it, 'cause I can't change it anyway. Questo pesto di tonno e limone, Antonio, diciamolo, in giro si trovano tantissime ricette di pasta con tonno e limone, ma questa mi piace particolarmente perché, come hai visto, si realizza senza accendere il fornello nemmeno per un secondo. E si frullano le mandorle insieme al prezzemolo, si spruzza tantissimo succo di limone e infine si mischia tutto con il tonno. E voilà! Ecco realizzato un condimento per pasta buono, fresco e profumato. Ecco, l'ho detta. Bravo Mauro, ma perché pensare solo alla pasta? Con questo pesto possiamo anche condirci delle ottime bruschette. E voilà, ecco pronto un antipasto fresco, gustoso e colorato per l'estate. Bravo Antonio, idea originale, non avevo mai pensato ad una bruschetta con tonno e limone, ma tu mi ci hai fatto pensare. Hai visto? Sì. Ok ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Winston 55, se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Va bene Antonio, spegniamo la telecamera, lasciamo i ragazzi alla scheda ingredienti e noi due andiamo a mangiare i nostri spaghetti con tonno e limone. Fantastica idea! Corriamo! Ciao! Ciao! Ciao.